Buongiorno, è un po' che non ci si vede, ma sono stata in altre faccende affaccendata. Come avevo annunciato, mi sembra nell'ultimo video, forse nel penultimo che ho caricato, aspetto la mia seconda bambina, perché è una bimba. Era già un po' che volevo fare questo video, in realtà non sono riuscita, non ho avuto il tempo. Adesso finalmente sto lavorando da casa. Per queste ultime 3 settimane prima della maternità, e quindi ho un pochino più di tempo perché non devo fare il tragitto casa lavoro, lavoro casa, e quindi quando stacco di lavorare ho il tempo un attimino di registrare. Allora, come ho fatto per la precedente gravidanza, quindi la gravidanza di Ginevra, vi racconterò un pochino quelli che sono stati i miei sintomi e com'è andata, diciamo, trimestre per trimestre. Se mi sentite col fiatone, il tipico sintomo di gravidanza, anche perché adesso io sono già nel terzo trimestre, ho iniziato da poco il terzo trimestre, però oggi vi parlerò del primo, cioè quindi di come l'ho scoperto, tutto quanto, i sintomi, eccetera, e un po' anche le differenze con la prima gravidanza. Questo video lo faccio perché può essere utile, perché io mi ricordo che questa volta no, perché ormai so come sono le cose, ma quando stavo cercando la prima gravidanza andavo a vedere tantissimo questi video perché mi incuriosiva sapere appunto ogni donna che tipo di sintomo potesse avere. Infatti ogni donna è a sé e ogni gravidanza è a sé, perché come vedrete anche qui nel mio caso ci sono delle differenze. Alcune cose molto simili, altre diverse. Allora, partiamo, non perdo troppo tempo. Da come l'ho scoperto. Allora, questa è stata una gravidanza totalmente inaspettata, nel senso che non era cercata, mentre Ginevra è stata cercata per quasi un anno. Allora, in realtà, ovvio che se uno non vuole una gravidanza, siamo nel 2024, i metodi per far sì che ciò non accada ci sono e in abbondanza. Noi diciamo che avevamo l'idea di avere un secondo figlio. Non nel preciso momento in cui io sono rimasta incinta, ma eravamo in procinto di iniziare a fare gli esami, comunque le classiche visite preconcepimento che si fanno. Io avevo prenotato una visita a dicembre dal ginecologo, perché comunque era più di un anno che non facevo un controllo, per fare il controllo, pap test e tutto quanto, in modo da poi verso la primavera, quindi verso adesso, avremmo avuto intenzione di provare. È ovvio che comunque non usavamo precauzioni, diciamo, classiche, quindi non prendevo la pillola e non usavamo altri tipi di precauzioni, diciamo che usavamo delle precauzioni naturali che evidentemente non hanno funzionato, perché comunque nel caso fosse arrivata un'altra gravidanza non è che saremmo stati sconvolti, però diciamo che è stata una bella sorpresa perché noi eravamo convintissimi di metterci un bel po', perché con Ginevra comunque ci abbiamo messo 10 mesi a concepire. Quindi eravamo proprio tranquilli che comunque, stando bene o male attenti, non sarebbe successo. Quindi sapete che non è così. Quindi se non volete un figlio proprio in assoluto, mi raccomando, usate precauzioni sicure. Quindi cos'è successo? Che io a metà dicembre aspettavo, no, verso l'8 di dicembre aspettavo il ciclo, mi ricordo che era la festa, il ciclo non è arrivato, io sono regolarissima, un orologio svizzero, ma quel mese non è arrivato, ma io ho dato la colpa allo stress perché pochissimo tempo prima, tanto è venuto a trovarci un ospite, e ciao amore, ciao, che sta giocando con la sua macchinina. Momento mammite, stavo dicendo che meno di un mese prima, il 22 novembre, è mancato mio papà, quindi io ero comunque in pieno lutto. Chi mi segue su Instagram lo sa perché comunque ne ho parlato, qui non so se ne ho parlato, non me lo ricordo. Mio papà si è ammalato a giugno dell'anno scorso di un brutto male che in meno di 6 mesi l'ha portato via. Quindi diciamo che a maggior ragione in quel momento non era assolutamente nei nostri piani una gravidanza. Quando poi è mancato mio papà, appunto, ci siamo detti: ok, diamoci qualche mese per processare la cosa, perché comunque anche mio marito era molto, molto legato a mio padre.
quindi nel frattempo io mi ero messa a, cioè mi ero programmata queste visite, questi controlli con tutta calma, in previsione appunto di aspettare un pochettino, di stare un pochino meglio anche emotivamente e poi provare ad avere una seconda gravidanza. Ovviamente destino vuole che l'8 dicembre non mi arriva il ciclo, ma io ho dato la colpa allo stress perché comunque era appena mancato mio papà, io avevo attraversato dei mesi molto molto tosti, pesanti, impegnativi, perché mio papà comunque abitava a 40 km da casa mia, io tutti i giorni uscivo dall'ufficio, andavo da lui e stavo con lui perché ovviamente volevo stare con lui il più possibile nelle ultime fasi della sua malattia e poi tornavo a casa la sera. Sempre dopo le 8, mio marito giustamente si occupava di Ginevra, io comunque dovevo dedicare anche solo un'oretta al giorno a lei, e più lavoravo, ero veramente, veramente a terra. Quindi proprio mai più mi sarei aspettata una gravidanza, anche per le condizioni psicofisiche in cui mi trovavo, cioè ritenevo che fosse impossibile un concepimento. E invece evidentemente la natura fa proprio quello che vuole. E al quinto giorno di ritardo ho iniziato ad avere qualche sospetto, però io comunque davo sempre la colpa al forte stress. Infatti, ho detto: vabbè, se non arrivano, tanto tra pochi giorni, il 16, avevo appuntamento dal ginecologo, ne parlo. Mio marito però mi dice: ma fai un test perché così tu fallo. E io ho detto sì, figurati, figuriamoci, faccio il test, santo, è negativo, no? Di qua e di là, è impossibile, anche perché sappiate che un mese, cioè il mese precedente alla morte di mio padre, io ero sempre da mio padre, quindi comunque anche a livello pratico e anche a livello di umore non ci sono state molte occasioni di stare in intimità io e mio marito, per cui cioè, mi sembrava veramente impossibile una cosa del genere. E non vado nei dettagli perché non vado a raccontare ovviamente la nostra intimità su YouTube, però potete capire che non è che fosse un periodo sereno, quindi era l'ultimo dei miei pensieri. E, comunque compro questo test giusto per sicurezza, il mattino dopo mi alzo per andare a lavorare, poso, faccio il test, lo poso lì, mi infilo in doccia, quindi proprio serena, nel senso che tanto quando esco sarà sicuramente negativo, e invece era positivo. E quindi è stato un attimo uno shock perché veramente io non mi capacitavo di come potesse essere accaduta una cosa del genere con veramente praticamente zero, zero, poco più di zero momenti di intimità e la situazione in cui mi trovavo. E considerando che con lei comunque c'erano stati 10 mesi di tentativi mirati e proprio impegno, per avere questa piccolina. È stato proprio uno shock sia per me che per mio marito, perché comunque lui sì mi aveva detto comprare il test, però cioè me l'aveva detto un po' così per scrupolo. Quindi non sono riuscita ovviamente a fargli nessuna sorpresa perché ero talmente inebetita da questa notizia che sono andata di là, l'ho svegliato e gli ho messo il test in mano, quindi poveraccio è stato veramente un doppio trauma anche per lui, perché da parte che stava dormendo, quindi si è svegliato con questa cosa, perché erano tipo le 6 e un quarto del mattino. E lì è iniziato il, diciamo, periodo difficile perché ovviamente non ce la saremmo mai sentita di non portare avanti la gravidanza, però diciamo che ha un po' scombussolato quelli che erano un po' i nostri piani e quindi sono andata un po' in crisi, lo dico proprio tranquillamente, quindi se anche se cercate una gravidanza, non è detto che quando poi scoprite di essere incinte siate per forza felici. Al mille per mille, nel mio caso era proprio inaspettata, ma comunque io ho anche amiche che nonostante la cercassero, quando poi l'hanno veramente scoperto, sono andate in crisi. È normale perché comunque è una notizia che destabilizza talmente e comunque ci si rende conto che la vita cambia, soprattutto in una prima gravidanza, che è normale comunque entrare in crisi. In più entrano in gioco anche altri fattori, ormoni e tutte altre cose. Nel mio caso eravamo in crisi perché comunque non era, cioè per noi non era il momento. Diciamo, il mio primo trimestre è iniziato un po' in maniera traumatica. Le nostre famiglie contentissime, ovviamente, però noi un po' meno. Quindi diciamo che abbiamo avuto le prime 3 settimane veramente difficili, nel senso che eravamo in crisi. Non tra di noi, assolutamente, però proprio cioè, dovevamo metabolizzare la notizia.
Una volta metabolizzata la notizia, comunque abbiamo fatto tutti i controlli, quando abbiamo visto che era tutto a posto, abbiamo iniziato ad abituarci all'idea. Mio marito poi era sereno, tranquillo, contento, felice. Io invece ho passato proprio il primo trimestre, ho veramente fatto fatica. Diciamo che il sintomo preponderante è stata la depressione, perché comunque io non mi nascondo dietro un dito, io ho avuto 3 mesi di depressione. Perché comunque sia, era appena mancato mio papà, quindi io mi trovavo in pieno lutto. Non ho avuto il tempo neanche di iniziare ad elaborare questo lutto, perché ho scoperto di essere incinta 20 giorni dopo la morte di mio padre, e mi sono ritrovata con quest'altra vita in grembo, quindi dover pensare a stare bene, a stare in salute, con un'altra bambina piccola da accudire e il lavoro full time. E quindi io sono andata completamente in tilt. A livello emotivo è stato veramente un periodo, cioè i primi 3 mesi dell'anno fino a marzo sono stati veramente tosti e impegnativi a livello mentale. Quindi diciamo che il mio sintomo più grosso è stato proprio quello della depressione. Ho avuto proprio dei momenti brutti, bui, di pianti disperati, di ansia, di attacchi di panico e stanchezza. Stanchezza estrema che era sì fisica ma soprattutto mentale, che ovviamente si ripercuoteva anche sul fisico. E nonostante ciò, comunque io sono sempre andata a lavorare, non so dove ho trovato la forza di andare avanti, perché è stato veramente pesante. Cioè, se ci penso adesso che mi trovo proprio tutto in un altro stato mentale, non so come ho fatto, quindi questa è la dimostrazione che noi donne siamo veramente veramente forti, anche perché io mi facevo forza perché volevo essere forte per lei, cercavo di essere più serena possibile per lei anche se non lo ero. Con lei non mi sono mai mostrata in crisi, non mi sono mai mostrata in difficoltà, però è stata abbastanza, cioè è stata dura, sono sincera. In più, oltre a questo appunto, c'erano i classici sintomi della gravidanza, quindi stanchezza fisica, nel senso che è normale nel primo trimestre, sonno perenne, ovviamente io faccio un lavoro di ufficio ma non lavoro vicino a casa, lavoro a circa 25 km da casa, quindi mi alzo molto presto al mattino alle 6, rincaso praticamente dopo le 6, tanti di voi saranno nella mia situazione, quindi bambini piccoli e quant'altro, e quindi la stanchezza veramente rispetto alla gravidanza di Ginevra è stata il quadruplo. Questo perché con lei eravamo in piena pandemia, io lavoravo fissa in smart working e in più non avevo nessun altro a cui pensare se non me stessa, perché una volta che chiudevo il computer mi rilassavo, e con lei ovviamente non è possibile, nonostante mio marito sia super presente, però è normale che comunque le incombenze ci sono. Poi, devo dire la verità, già comunque il fatto della depressione e della stanchezza erano preponderanti, per fortuna non ho praticamente avuto nausee, pochissime, proprio poche, solo verso tra la sesta e l'ottava nona settimana, e solo magari al mattino un po' stomaco vuoto, ma definirle proprio nausee, nel senso, era un po' di fastidio, cioè leggero fastidio, appena io mangiavo mi passava tutto quanto. Con lei ne ho avute un po' di più, anche se comunque mi ritengo fortunata perché ne ho avute poche in generale, sia nella prima che nella seconda gravidanza, quindi non è un sintomo che per fortuna nel primo trimestre mi colpisce, quindi comunque bene o male stavo bene, nel senso che non ero debilitata, non ho mai vomitato assolutamente, quindi comunque da quel punto di vista meno male. E direi altri sintomi, certo, c'è stato lo spotting io l'ho avuto anche con Ginevra, questa è una cosa che ha accomunato entrambe le gravidanze, però mentre con Ginevra lo spotting è iniziato immediatamente ed era costante e poco, mi sono comunque spaventata tantissimo, ho dovuto fare il progesterone e l'ho dovuto fare anche in questa gravidanza. In questa gravidanza in realtà subito non ho avuto spotting per le prime settimane, ho iniziato verso l'ottava settimana ad avere dello spotting invece un po' più abbondante. Non era sangue, era proprio spotting scuro, scusate se vado nei dettagli, ma tanto se guardate questo video immagino che vi interessi sapere cosa può succedere o comunque
confrontarvi su quello che sta succedendo a voi se siete in gravidanza. In questo caso invece era un po' più pseudo sangue, pseudo inizio ciclo, diciamo. Quindi mi sono un po' spaventata, però era una cosa molto intermittente, mentre con lei era costante, e quindi poi una volta che mi hanno visitato mi hanno detto che era tutto ok, che era comunque sangue vecchio, che l'utero si stava ripulendo per prepararsi appunto alla gravidanza nuova. Nel caso di Eva, della bimba che ho adesso in grembo, mi sono spaventata perché una sera, un sabato sera, verso metà gennaio, ho avuto proprio invece una grossa perdita di sangue, come se mi fosse venuto il ciclo. E lì mi sono veramente spaventata, cosa che con Ginevra non mi era mai successa. E quindi siamo corsi a pronto soccorso, abbiamo fatto la visita, però era tutto a posto, c'era il cuoricino, c'era il battito, si vedeva il feto. Anche in questo caso mi hanno detto che avevo un piccolissimo ematoma, diciamo, interno all'utero, che era sempre dovuto a endometrio, quindi sangue del ciclo precedente che non si era ripulito bene, e che quindi il mio organismo stava buttando fuori tutto quello che non ci doveva più essere all'interno dell'utero. E quindi mi sono tranquillizzata, tra virgolette, perché poi sapete benissimo che quando ci sono questi sintomi si ha il terrore ogni volta di andare in bagno, perché ogni volta che si va in bagno si controlla cosa sta succedendo. Ho avuto qualche perdita ancora per qualche giorno, mi hanno subito dato progesterone che ho fatto fino alla fine del primo trimestre, e devo dire che poi però, come è successo con Ginevra, verso la 12ª settimana le perdite hanno cessato completamente. E quindi probabilmente è proprio una mia caratteristica, evidentemente. Io sono certa che non ci saranno altre gravidanze nella mia vita, anche perché io ho 39 anni, quindi basta, chiudo i battenti, però probabilmente appunto è una mia prerogativa, cioè il mio fisico fa così, quando rimango incinta si butta fuori tutto ciò che c'era di vecchio. E quindi niente, questo è un po', diciamo, il riassunto del mio primo trimestre. Non ho avuto altri particolari sintomi, sono sincera. Poi vi farò ovviamente un video sul secondo trimestre, che è stato molto diverso rispetto al secondo trimestre di Ginevra, dove ero in formissima e stavo benissimo. Questa gravidanza io la sto patendo veramente molto di più, ho molti più acciacchi, molti più sintomi. Comunque poi vi spiegherò più nel dettaglio per quanto riguarda il secondo trimestre. Cos'altro vi posso dire? Vabbè, la data, diciamo, presunta, precisa, non ve la dico per scaramanzia, comunque siamo intorno a metà agosto, e questo mi ha fatto pensare che questa è stata una gravidanza che mi ha mandato mio papà, per non farmi pensare troppo a quello che è successo, perché mio papà è nato il 15 agosto. E non lo so, l'ho visto come un segno del destino. In più lui amava, adorava le femmine, ha sempre voluto una femmina. Quando sono nata io era contentissimo, perché i miei non hanno voluto sapere il sesso prima, è stata una sorpresa. E era contentissimo quando è nata Ginevra, e lui era molto pro femmine, e mi ha mandato una bimba. E quindi non lo so, io ho trovato un po' la forza in questo per andare avanti, e l'ho visto come un segnale. Io adesso sto aspettando di iniziare della psicoterapia, che ho già fatto in passato, mi è servita tantissimo. Inizierò adesso quando andrò in maternità, perché comunque sto molto meglio, sono molto più serena, ma voglio sistemare, diciamo, alcune cose prima dell'arrivo dell'altra bimba, perché voglio essere più serena possibile nell'accogliere comunque una seconda vita in famiglia, dato che sarà comunque un grosso impegno gestire tutto quanto. Niente, quindi ci aggiorniamo. Vi metto magari una foto di com'era la mia pancia nel primo trimestre, perché adesso è enorme, ma non ve la faccio vedere perché non vi voglio spoilerare i prossimi video. E niente. Fatemi sapere appunto le vostre esperienze delle vostre gravidanze qua sotto, perché comunque mi interessa, mi fa piacere. E noi ci vediamo al prossimo video. Un bacione!